Giovedì 19 maggio 2016, buongiorno e ben ritrovati sulla Nuova TV per la rassegna stampa. Cominciamo come sempre dal nostro giornale La Nuova del Sud. Il titolo di apertura è dedicato a Matera 2019. Tutte le strade portano a Bari. Basilicata immobile ed Emiliano conferma le strategie della Puglia. Non potete appropriarvene solo voi e di tutti. Oggi sulla Nuova del Sud trovate appunto l'intervista al governatore pugliese che dice investiti 38 milioni, siamo consapevoli che per arrivare alla città dei Sassi bisogna passare da noi. E sotto l'apertura si parla ancora della città dei Sassi, in particolare di quel Verri che nel 1883 chiese la ferrovia per Matera. Si tratta di Luigi Non Paolo, era sottoprefetto di Matera. In una lettera al prefetto di Potenza racchiudeva l'elenco dei bisogni del circondario di Matera ed era appunto il 1883. La politica da Renzi, toni minacciosi, la corazza, scrisse a Mattarella. Nel taglio centrale si torna a parlare del bonus gas per le famiglie della Val d'Agri. C'è un'intervista al sindaco di Viggiano Cicala che dice: il bonus salvo nel 2016, ma in futuro non so. Ancora nel taglio centrale la cronaca. Omicidio di Magnano, mi è partito un embolo e l'ho uccisa, confessa l'assassino della ex fidanzata, incredulità a Teana, la zia della ragazza dice l'ha lasciata prima del matrimonio. A Matera, armato di roncola, tenta una rapina, bloccato nei Sassi. E a Castelluccio si ribalta con il trattore trasportato d'urgenza al San Carlo. In basso, braccianti in protesta a Filiano, aspettiamo gli stipendi del 2015. E qui nella foto vediamo una delegazione dei 500 braccianti agricoli in protesta a Dragonetti. Si torna a parlare dell'emergenza cinghiali, ormai passeggiano nei centri abitati e qui nella foto vediamo un cinghiale nell'abitato di Tolve, paura tra i cittadini. Il sindaco chiede interventi. Passiamo allo sport. In Serie D Giacomarro, per dire sì al Potenza, vuole garanzie dai presidenti. Poi si torna a parlare del Giro d'Italia. Pozzovivo cade e perde terreno dei migliori in classifica generale. E infine la Lega Pro, Columella vola a Lugano per portare Zeman a Matera. Passiamo alla Gazzetta di Basilicata. Qui in apertura c'è il delitto di Magnago. Stavo litigando con Deborah, ecco perché l'ho uccisa. Arturo Saraceno confessa l'omicidio della sua ex fidanzata. Il 33enne originario di Teana ha tentato il suicidio dopo aver accoltellato la ragazza. I due dovevano sposarsi ad agosto proprio a Teana, dove i due tornavano spesso. Di spalla si parla di salute, più tumori a Pisticci, in Basilicata si muore per malattie cardiocircolatorie. Questi sono i risultati di un monitoraggio di alcuni medici di famiglia. I dati diffusi da Expo Sanità sulle patologie più frequenti nel territorio lucano. La fotonotizia è dedicata all'invasione di cinghiali, l'allarme in tutta la Basilicata, ora anche i paesi tremano. A Matera, Teatro Duni, dopo Renzi si decide di chiuderlo. A Potenza una mappa delle frane per costruire in sicurezza e poi scuola più digitale, accordo con il MIUR. In basso si parla di trasporti, Basilicata mal collegata con le direttrici nazionali, penalizzati dalle coincidenze con Napoli e Salerno. Un potentino alla corte del guru dell'architettura, Gianluca Racana, nello studio di Zaha Hadid. E poi l'intervento di Piero La Corazza, consigliere regionale del PD, effetti post referendum di aprile. La Corazza scrive a Mattarella. E concludiamo con il quotidiano del Sud. Qui l'apertura è dedicata a Matera. Emiliano allunga la mano, la Puglia avanza pretese sulle iniziative del 2019 e parla di evento nazionale. Le parole inopportune del Presidente riaprono le polemiche. Nessuna replica dalla Basilicata, diventa sempre più incompatibile il ruolo di Verri.
Il delitto in Lombardia, l'ho uccisa io durante la lite, la confessione di Saraceno, il giovane originario di Teana racconta come ha accoltellato la ragazza. A Matera tenta la rapina, inseguito e arrestato, messo in fuga dal proprietario del negozio, un giovane cameriere. A Potenza il nuovo svincolo in rodaggio, auto in controsenso al Gallitello, resta il nodo della sicurezza. Il caso, la corazza, scrive a Mattarella, minacce da Renzi, la lettera è stata inviata il 21 aprile. A Potenza la vita complicata da ANAS e Comune, non c'è luce, mancano le fogne e la nuova segnaletica è un incubo per i residenti, questa è l'assurda situazione di Poggiocavallo dove per un pasticcio non si riesce a rincasare. E infine a Matera, sede unica per il Turi, la protesta per le strade degli studenti. E abbiamo concluso l'informazione sulla Nuova TV, torna con il nostro TG delle 13.50. Ora vi lascio alle previsioni meteo a cura di Gaetano Brindisi. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.